Buongiorno e benvenuti sugli schermi di prestigiazione.it. Oggi siamo qua con un'altra recensione e oggi andremo a recensire l'Accumulator Deck di David Penn. Che cos'è l'Accumulator Deck di David Penn? L'Accumulator Deck è un'evoluzione del famoso effetto 52-1, sempre di David Penn e Wayne Fox. In cosa consiste? In 52-1 l'effetto era molto semplice, secondo me di grande impatto. Io avevo comprato anche quello e l'ho usato parecchio e lo uso tuttora. In cosa consiste 52-1? Voi stendete le carte, mostrate che sono chiaramente tutte diverse, eccetera, eccetera. Le fate controllare e ok. Dopodiché tirate sul mazzo e direte allo spettatore che adesso loro dovranno fare una scelta molto immediata. Quindi voi le stendete per un secondo e loro in quel secondo devono memorizzare una carta. Quindi stendete e chiudete subito. Loro memorizzano una carta. Gliela chiedete oppure gliela indovinate. Gliela indovinate. Rossa, nera, secondo me è rossa. Secondo me è di cuori, donna di cuori. Ci prendete, tagliate in un punto qualsiasi, o meglio ancora, fate tagliare il mazzo allo spettatore e loro taglieranno esattamente sulla loro carta, sulla donna di cuori. Questo era un esempio. L'Accumulator Deck cosa vi consente di fare? Vi consente di fare lo stesso identico effetto, ma vi consente anche di fare un Akan molto molto figo. Quindi è un'evoluzione del 52-1. Questo è il 52-1 2.0, chiamiamolo così. Scusate, interruzione, questo è il me del futuro che vi parla. Mi sono dimenticato di un piccolo appunto sull'Accumulator Deck. Come funziona l'Accumulator Deck? Voi potete stendere le carte, come sempre, far ricordare allo spettatore numero 1 una carta rossa, allo spettatore numero 2 una carta nera, e nel mentre chiedete a un terzo spettatore un numero da 1 a 52. Lui vi dirà 27, per esempio. Dopodiché chiudete il mazzo, fate un po' di fishing, di cold reading, quello che volete, e indovinate la carta di uno spettatore, per esempio quello con la carta rossa. A questo punto voi tagliate in un punto o fate tagliare dallo spettatore e la carta su cui tagliate sarà esattamente la carta a cui sta pensando lui. A questo punto cosa fate? Reinserite la carta nel mazzo senza problemi, richiedete il numero allo spettatore che vi aveva detto il numero, in questo caso era 27, voi andate a contare la 27esima carta, la girate e quella sarà esattamente la carta nera del secondo spettatore, la carta a cui stava pensando lui. Questo è l'Accumulator Deck ed è la miglioria che è stata fatta rispetto a 52-1. Com'è la qualità? Nulla da dire, qualità bicycle. Non si può dire nulla. Quindi ve lo posso mostrare quantomeno così. I dorsi è fatto su dorsi bicycle, su carte bicycle, facce bicycle, nulla da dire. Un mazzo normalissimo di carte. Quindi questo è l'Accumulator Deck. Vi arriva chiaramente il tutorial, il video dura circa 50 minuti, spiegato molto bene, chiaramente la qualità è ottima, nulla da dire. Com'è il setup? Il setup in realtà lo dovete fare praticamente una volta, poi avete da fare il reset. Direi che il reset è molto molto rapido, una volta che voi avete studiato il reset è molto rapido, quindi nulla da dire su quello. Quanto costa? Lui, se non erro, costa attorno ai $35, quindi 35 euro, per l'effetto che è, per il mazzo che è, per gli effetti che vi può far fare, secondo me li vale. Se non vi interessa l'Akan, prendete 52-1 se lo trovate ancora. Il problema qual è? Che adesso il prezzo di 52-1 di preciso non lo ricordo, ma è molto simile. A parità di prezzo
prendete questo, è la versione 2.0, avete degli effetti in più che potete fare, prendete questo, tanto voglio dire. Quindi niente, questo è quanto, questa era la recensione dell'accumulator deck di David Penn, molto figo come effetto, come ho già detto, secondo me ci sta. Quindi vi ringrazio per essere passati, vi ricordo che questo video, questa recensione la potete trovare sia sul canale YouTube di prestigiazione.it che sul sito prestigiazione.it. Vi ringrazio e ci vediamo in una prossima recensione. Ciao! I'm David Penn and this is the Accumulator Deck.